I quattro hanno messo a punto un percorso nuovo, pensando che la via più rapida sia seguire i grandi nevai al centro della parete nord. Vogliono raggiungere l'angolo sinistro di una vasta fascia rocciosa, la Rote Flu, e da lì portarsi alla base del primo nevaio. Tuttavia, in questo punto critico, una placca di roccia blocca la loro ascesa. Questa placca di roccia sarà larga circa 5 metri al massimo. È incredibilmente liscia. Potete vedere dai segni lasciati dai ramponi che questo è un punto difficile. C'è uno strapiombo notevole sotto di noi. Sarà alto 600 metri, probabilmente. E proprio qui c'è un chiodo molto vecchio. Immagino che Interstoiser sia salito lassù sfruttando quelle sporgenze e abbia agganciato la corda a quel chiodo. Sfruttando l'appoggio della corda sopra di lui, credo che abbia fatto una traversata verso il basso, passando su queste lastre di roccia liscia con i suoi compagni che tenevano in tensione la corda. Oh, no. Interstoiser sapeva di essere il miglior scalatore del gruppo. Era l'unico che potesse farcela. Se fosse caduto, avrebbe preso un bello strattone e sarebbe rimasto appeso alla corda. Attraversare questa parete quasi verticale, muovendosi lateralmente, è così difficile e pericoloso che oggi gli scalatori lasciano sempre una corda fissa in quel punto. Ma Hinterstoisser si muove su un percorso sconosciuto. Si avventura nell'ignoto. Non ha modo di sapere che cosa lo aspetta dietro l'angolo. È una grande prova di bravura. Attraversando questa placca di roccia, ha aperto il passaggio decisivo alla scalata. Sfruttando la corda fissa, gli altri scalatori la superano, uno dopo l'altro. Sanno tutti che, probabilmente, hanno attraversato il tratto più difficile che li separa dalla cima. Ehi, super! Wow! Vele, come! Partirono per una grande avventura. Credevano in se stessi. E dimostrarono con la loro abilità che erano in grado di farcela. Gut gemacht! Super! È questo che amo delle scalate. Le faccio per divertirmi e per vivere intensamente. Guardo Kurz e mi sembra di rivedere me stesso quando avevo 20 anni. Entrambi pensavamo valesse la pena rischiare tutto. La vita, la felicità che avremmo potuto avere in futuro. Le esperienze che ho fatto in tanti paesi, su tante montagne, mi hanno cambiato dentro, mi hanno plasmato l'anima. È qualcosa che ridefinisce completamente ogni aspetto della tua vita. Il sogno della conquista della parete nord sembra alla loro portata. Ma nella felicità di quel mattino c'è una cosa che i quattro non sanno. Senza una corda fissa è impossibile tornare indietro passando per la placca.
Pensavamo solo a procedere nell'ascesa. Erano decisi a raggiungere la vetta. Quando ritirarono la corda, non passò loro per la mente, neanche per un istante, che avrebbero dovuto fare quel percorso all'inverso.